sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup, je dois vendre. Je sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup. Alors ma des changements. Amici appassionati di grande calcio, un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani. Siamo a Londra, questo è Wembley Stadium, dove sta per andare in scena la gara più attesa dell'anno, la finale di UEFA Champions League. Sulle tribune, febbre altissima, tra un attimo sarà lo stesso anche in campo. Sale la febbre sulle tribune, la vigilia è stata caratterizzata da molta attesa e ci auguriamo che lo spettacolo in campo sia all'altezza. La finale della UEFA Champions League è l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, eh? Si gioca, sono rimasti in due a contendersi il titolo di regina d'Europa, tra poco sapremo tutto. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Scelti fra i pali, Danilo per la difesa con Bremer, Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo. Attacco affidato al duo composto da Vlahovic, a campo Federico Chiesa. Ecco gli 11 mandati in campo dal tecnico. Intervento sicuro quello del portiere qui. Occhio al cross di Candreva. Interviene sulla linea, portiere battuto. Occhio alla conclusione, ottimo intervento del portiere. Palla messa in mezzo. Salvataggio sulla linea. Candreva. Pericoloso adesso, ha scelto la potenza, tiro finito sul fuoco. Non capisco perché questa soluzione, se lo starà chiedendo anche lui, vedrai. Chiesa Guea intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Guadagna metri. Occhio a questo giocatore, capace di abbinare qualità e quantità come pochi, e può essere un fattore chiave per questa sfida. Non penso di esagerare se dico che di testa le prende tutte lui. La difesa avvisata. Rischio dell'arbitro, e adesso bisognerà verificare l'entità dell'infortunio. Gara che riprende con l'arbitro che scodella il pallone a due. Prova a sfidare la difesa avversaria. Prova a calciare. 1-0 dunque in questa finale di UEFA Champions League.
Si gioca, Juve con un gol da recuperare, si attende adesso la risposta bianco. Koulibaly. Prova a farsi avanti. Antonio Candreva. Prova a far partire il tiro. Si è brava già fatta per il gol del doppio vantaggio, ma ha sprecato tutto sul più bello. Tentativo da dimenticare e alla svelta. Da lì doveva almeno prendere la porta. Interviene sul rilancio, c'è una nuova possibilità. Monazzoli. Candreva. Ripartono in campo aperto. Palla piena. Non è solo. Non può sbagliare. Vlahovic. Palla in rete. Gol che riporta la parità. Gara tutta ancora da decidere. Mesche fin qui non ha deluso le aspettative. Pronostico quanto mai incerto dopo questa rete. E questo replay del 1-2 che ha portato al gol. Da apprezzare il dialogo con il compagno. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere. Lo ha fatto secco con un preciso tocco del terzo. Koulibaly. Bonazzoli. Candreva. Attenzione, tutto solo. Conclusione respinta, pericolo che svanisce. Occhio a questo calcio d'angolo, sono a caccia del gol del vantaggio. Evita il gol fatto. Palla in rete. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Il pressing ha funzionato perfettamente perché hanno riconquistato palla e poi hanno costruito l'azione che ha portato poi al gol che stiamo rivedendo. Kostic. Trova Rabiot. Errore bianconero qui nel possesso. Via. Vlahovic. Trova Rabiot. Attacca la Juve. Occasione importante per pareggiare. Non è solo. Vittorio Rabiot. Kostic cerca fortuna al centro. Tiro ribattuto. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Bonazzoli ha una grossa chance qui, attenzione. Evita qua in tutto il portiere. Chiesa. C'è vantaggio per la Juve, l'arbitro lascia giocare. Interviene sul pallone, concede la rimessa con le mani. Quando ha visto che non c'era il vantaggio, che non si concretizzava, è arrivata correttamente la segnazione del calcio di punizione. Può trovare il gol. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha passato la sala cinesca, da qui non si passa. Al pallone in mezzo, portiere che ha risposto da campione su questo colpo di testa. Sarà di nuovo calcio d'angolo. Decisivo l'intervento del difensore. Kostic la legge bene e ferma il passaggio. Entra in scivolata sul pallone e così finisce il primo tempo.
Tutto pronto a Wembley per l'inizio della ripresa. Buono il pallone recuperato. Wea. Attaccano con più elementi. Wea. Palla in fallo laterale. Recupera palla e può impostare. Può avvicinarsi alla porta. Sceglie bene il tempo, intercetta un pallone che era pericoloso. Possibilità di contropiede, attenzione. Kostic. Pallone respinto ancora lì. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Possesso regalato. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Prosegue spedito ancora. Si appoggia dietro. Respinge il difensore. Facciamo altri un gol, potrebbero ulteriormente allungare con questo corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Colpo di testa, grande intervento del portiere. Nicolò Fagioli. Chiesa. Sono sotto New Goal, vedremo se questo tiki-taka si rivelerà efficace. Bonazzoli. Via con il pallone. Cerca il sostegno dei compagni. Occasione d'oro questa. Prova il tocco sotto per scavalcare il portiere. Non si è fatto sorprendere qui il portiere. Tutto molto bello, il tentativo di pallonetto e soprattutto la risposta del portiere. Fagioli. Chiesa entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Via. Guadagna Merri. La mette in mezzo. Fermano la manovra avversaria. Nicolò Fagioli. Interviene al momento giusto e recupera. Servito Rabiot. Vlahovic, e non sbaglia, hanno trovato il gol del pari. Finale che torna in perfetto equilibrio. Perché non si sono arresi dopo lo svantaggio, hanno continuato ad attaccare, i loro sforzi sono stati premiati. Per chi se lo fosse perso, questo è il gol di prima. Onestamente era difficile sbagliare la presa. Ha mantenuto la giusta freddezza per battere il portiere. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Il portiere qui dice di no. Rabiot. Chiesa. Vediamo se arriva una sanzione. Giallo per l'autore di questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi, Pier. L'interpretazione, a mio modo di vedere, è corretta. Poppa. Determinante la deviazione. Partono in campo aperto.
Candreva. Candreva. Gran palla questa. Attenzione, grande possibilità. Parata straordinaria, come un gol. Palla verso il centro dell'area. Spazza via il pallone. L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve. Azione da seguire. Occhio perché possono passare in vantaggio. Interviene e recupera. Si libera bene, occhio perché è solo. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Candreva. Si getta lì davanti a caccia del gol vittoria. Supera l'avversario. C'era la potenza, ma è mancata la precisione. Aveva spazio per calciare in porta. Col senno di poi non è stata la scelta migliore. Tocca la palla in fallo laterale, ci sarà la rimessa. Supera la metà campo e avanza la palla al piede della tre quarti avversaria. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Decisivo l'intervento del portiere che salta a porta e risultato. Visto quanto manca ancora da giocare, se avesse un primo gol, probabilmente la sarebbe finita qui. Arriva il cambio. Buona la chiusura. Federico Gatti. Ci oppone il tiro ma non è finita. Palla ancora lì. Allontana la minaccia. Una parata pazzesca. Salva il risultato con la sfoderata dal portiere sulla conclusione di poco fa. E il punteggio rimane in parità. Nicola Fagioli. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pier. Da quella distanza era lecito attendersi molto di più. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Continuano a premere questo finale per trovare il gol partita. Occhio al traversone. Difesa sotto pressione, ma se la cava bene. Ecco Rabiot. Palla che finisce fuori. Maggiore. Via con il pallone. Candreva. Entra in scivolata ed evita guai. E dunque continua l'adrenalina con i tempi. Continua la sfida che ci ha tenuto incollati fino a questo momento. Vedremo le emozioni di questi supplementari. Kostic. Palla profonda per Chiesa. Questa è la palla in zona d'attacco, attenzione. Valencia. Maggiore. Prova a farla passare. Mette giù bene il cross, attenzione. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi, cerca la porta ad ogni angolazione. La mette in area. Perde un brutto pallone. Scelti la respinta, palla ancora in gioco. Valencia. Candreva. Palla che si impenna.
e finisce a. Pagioni. Dusan Vlahovic. Kostic. Chance per passare in vantaggio. Il portiere si lascia sorprendere. È buona l'idea. Tiro assolutamente da cancellare. Dusan Vlahovic. Buono il contrasto. Possono prendere in contropiede la difesa. Sprecano una possibile ripartenza. La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. Chiesa si abbassa per prendere palla. Adrien Rabiot. L'appoggio su Chiesa. Possono passare in vantaggio. Palla in rete. Supplementari. Ancora 15 minuti, comincia il secondo tempo supplementare. Buono il pallone recuperato. Vediamo come sfruttano il contropiede. Chiesa, potenza di velocità, ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza dell'uno contro uno, aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito? È grandissima. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Deve sfruttare questa occasione. Dusan Vlahovic. Se ne può andare adesso e c'è il gol, sono due quelli di vantaggio adesso, sentono già la coppa in tasca, manca poco. Ha fatto davvero un bel gol, guarda Pier, ha ricevuto spalle alla porta e ha concluso a rete girandosi in un fazzoletto. In attacco ha cercato il gol da posizione difficile, niente da fare, una scelta sicuramente infelice. Pier, è a mio modo di vedere troppo egoista, sarebbe servito un miracolo per far entrare la palla in rete da lì. Solo 300 secondi alla fine dei supplementari, si libera bene qui, gol annullato, una chiamata al limite, forse fuori gioco c'è. Sì, anche se protestano dalla panchina, era leggermente oltre l'ultimo difensore. Candreva. Attacca lateralmente la Juve. Ci sarà un minuto di recupero. Si immola e svetta la minaccia. Corner battuto in mezzo. Ed eccolo il triplice fischio che sa di liberazione per i giocatori e per i tifosi della Juve. Eccola la UEFA Champions League.